proposta di riordino delle province. Assegnato il sigillo della regione. Convegno sull'usura. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale, in apertura della seduta del 23 ottobre, ha commemorato il senatore Adalberto Minucci, consigliere regionale nella prima e nella seconda legislatura, scomparso il 21 settembre scorso a Roma all'età di 80 anni. L'Assemblea ha poi approvato la proposta di riordino delle province, la proposta di legge di modifica dello statuto per istituire il Collegio dei Revisori dei Conti e ha deliberato l'assegnazione del sigillo della Regione per l'anno 2012. Nella seduta del 24 ottobre il Consiglio regionale ha proseguito l'esame della riforma urbanistica, giungendo all'approvazione dell'articolo 6. In chiusura di seduta l'Assemblea ha approvato all'unanimità un ordine del giorno a tutela della detraibilità dei mutui sulla prima casa. In evidenza. Quest'anno il Salone del Gusto e Terra Madre sono una cosa sola. A Torino, Lingotto Fiere, dal 25 al 29 ottobre. All'inaugurazione anche il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Valerio Cattaneo. Un appuntamento importante, la regione lo sostiene, il Consiglio regionale è vicino. Siamo orgogliosi come piemontesi, credo che oltretutto la fusione in un'unica edizione con Terra Madre possa sicuramente qualificare questa iniziativa. Vedono 100 paesi da tutto il mondo. Credo quindi che il Piemonte diventerà un punto di riferimento per la comunità internazionale ancora di più di quello che oggi è. Voglio ringraziare innanzitutto gli agricoltori, i produttori, che sono donne e uomini con grande passione, che ogni giorno lo trasmettono all'interno della loro famiglia, che si impegnano per dei prodotti straordinari, che soprattutto trasmettono questa passione anche alle future generazioni. E la novità è che ci sono molti giovani che hanno deciso di tornare a lavorare la terra. Questo è molto importante. Focus. Riduzione delle province da 8 a 6 con l'accorpamento delle province di Biella Vercelli e Novara VCO e il mantenimento delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino. Questi i contenuti principali della deliberazione sul riordino delle province approvata con 19 sì, 11 astenuti e 3 contrari nella seduta del 23 ottobre dal Consiglio regionale. Il provvedimento si è reso necessario in seguito all'approvazione del decreto legge governativo di razionalizzazione della spesa, la cosiddetta spending review, che chiede all'articolo 17 l'invio di una proposta di riordino da parte delle regioni. La provincia di Asti è stata mantenuta in deroga ai parametri fissati dal governo per le nuove aggregazioni, 350.000 abitanti e 2.500 km². Credo che meglio avremmo fatto ad accettare la proposta del CAL, riducendo a 4 le province, permettendo loro quindi di avere un minimo di risorse per svolgere le proprie funzioni, ma anche offrendoci la possibilità in un prossimo futuro di provare a modificare il troppo limitato numero di amministratori e il troppo limitato numero di funzioni. Così temo il governo ci darà uno schiaffo, nel senso che accetterà la proposta del CAL e non quella del Consiglio regionale. Ciò a me pare molto grave. È stato un successo del territorio e del buon senso. Non è vero che non abbiamo risposto al governo, anzi abbiamo dovuto proprio rispondere a una richiesta del governo che con un decreto legislativo ci imponeva di comunicare una decisione precisa entro il 24 ottobre. La regione ha preso una decisione precisa, quella di voler la provincia federata Biella Vercelli e della provincia Novara Verbania Cusio-Ossola. L'Assemblea di Palazzo Lascaris ha approvato all'unanimità il 23 ottobre la proposta di legge che modifica lo statuto dell'ente allo scopo di istituire il Collegio del Revisore dei Conti. A tale organo verrà assoggettato il controllo della gestione finanziaria regionale. La composizione e il funzionamento del Collegio sono regolati dalla legge di contabilità. La proposta di legge dovrà infine essere approvata in una seconda votazione fra 60 giorni, come previsto per tutte le modifiche dello statuto della Regione. I volontari del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Antincendi Boschivi del Piemonte, AIB, saranno insigniti della massima onorificenza della Regione. È quanto ha deciso il Consiglio regionale del Piemonte, che ha approvato all'unanimità il 23 ottobre il provvedimento presentato dall'Ufficio di Presidenza, primo firmatario il Presidente Valerio Cattaneo. Il sigillo è stato assegnato al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco e volontari dell'AIB come riconoscimento per l'importante attività svolta non solo nella gestione delle emergenze, ma anche nel fondamentale lavoro preventivo di controllo e monitoraggio del territorio.
I dipendenti dell'IPLA Piemonte, Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente, il cui consiglio di amministrazione recentemente ha disdetto il contratto integrativo, sono stati oggi nuovamente ricevuti in consiglio regionale. A moderare l'incontro il vicepresidente Roberto Placido, alla presenza di esponenti di diversi gruppi. In breve. Il 25 ottobre a Palazzo Lascaris il convegno su come aiutare le famiglie nella tempesta economica perfetta, a cura dell'Osservatorio sull'usura della Fondazione Antiusura CRT La Scialuppa. Dopo i saluti del componente dell'ufficio di presidenza delegato all'osservatorio, Tullio Ponso, e del prefetto di Torino, Alberto Di Pace, sono intervenuti Luigi Capra, direttore della Banca d'Italia di Torino, Massimo Lapucci, segretario generale della Fondazione CRT, Ernesto Ramoino, presidente della Scialuppa Onlus, ed Elisabetta Belgiorno, commissario straordinario di governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura. Vedo che c'è rete in questa zona. Rete tra la Fondazione, la Scialuppa, le altre, quindi non solo qui a Torino, ma i punti di ascolto che ci sono nelle altre province, in partenariato con Comune, con altre fondazioni, con le Camere di Commercio, con associazioni industriali. Questo fa ben sperare, come dice Cazzullo nel suo ultimo libro, l'Italia si ridesta, e penso che Torino sia una bella testimonianza in questo modo. Una giornata importantissima alla presenza di istituzioni autorevoli del nostro territorio e del commissario ministeriale per questa giornata a sensibilizzare ancora una volta i cittadini sul fenomeno dell'usura e del gioco d'azzardo, che è una piaga notevole della nostra società e a cui dobbiamo fare argine tutti insieme. E l'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura sta lavorando da tempo e con buoni risultati. Il 24 ottobre a Palazzo Lascaris, Piero Ostellino ha tenuto un Lectio Magistralis sul tema Metodologie e principi della cultura liberale, quale futuro? L'incontro, promosso dal Centro Pannunzio, si è svolto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Ostellino è politologo di fama internazionale ed editorialista del Corriere della Sera, di cui è stato direttore, dopo Alberto Cavallari, oltre che corrispondente da Mosca e da Pechino. Ogni volta che si presenta l'occasione di parlare di liberalismo, io accetto volentieri l'invito per il semplice fatto che ritengo di vivere in un paese dove il liberalismo non è molto diffuso. E quindi in qualche modo fare proselitismo di pensiero liberale mi pare che sia doveroso da parte di chi è liberale da quando era ragazzo, grazie all'Università di Torino e a due grandi maestri del liberalismo che sono stati Alessandro Passarin d'Andrève e Norberto Bobbio. Superare la crisi con nuove idee imprenditoriali. Si è svolto il 19 ottobre al Centro Incontri della Regione Piemonte un convegno su questo tema organizzato dalla Consulta Femminile. Hanno partecipato il consigliere segretario Gianfranco Novero, delegato ai rapporti dell'Assemblea regionale con la Consulta, l'assessore al lavoro Claudia Porchietto e 7 imprenditori del Piemonte che hanno raccontato la propria esperienza di lavoro. Ha condotto i lavori Maria Agnese Vercellotti Moffa, presidente della Consulta. Ho aperto la mia casa editrice, Nadia Camandoni Editore, specializzata in arte, artigianato, musica e fantasy, 7 anni fa, grazie anche all'aiuto dei servizi offerti dalle istituzioni. E, l'attività prosegue ovviamente con gli alti e bassi e le difficoltà inevitabili in un'impresa di questo tipo, ma quello che voglio suggerire ai giovani che vogliono aprire una loro attività è quello di tenere saldo l'obiettivo che vogliono raggiungere con umiltà, con determinazione e soprattutto molta flessibilità e voglia di mettersi in gioco. Nel 2000 sono tornato in azienda agricola con i miei genitori e i miei fratelli per cercare di innovare l'azienda agricola, che fino ad allora era dedita solo alla coltivazione e all'allevamento del bestiame, cercando di trasformare e valorizzare soprattutto il peperone di Carmagnola e in questo modo qua renderlo disponibile tutto l'anno. Ed è stata un'idea che negli anni ha funzionato e attualmente abbiamo raggiunto una bella quantità di prodotto lavorato e che viene venduto in tutto il nord Italia. Ecco. Un convegno di studi promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale e dall'Associazione Casa della Resistenza di Verbania Fondo Toce si è svolto il 20 ottobre nella Casa della Resistenza Fondo Toce.
Il titolo, Gianfranco Contini, fra impegno politico, resistenza e rinnovamento della cultura italiana. La prima sessione del convegno, tra l'Ossola e la Svizzera, è stata aperta dagli interventi dei presidenti del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, della provincia Massimo Nobili e di Irene Magistrini della Casa della Resistenza di Fondotoce. Nel pomeriggio la seconda sessione, Filologia e impegno civile. Ariose visioni, ventagli pubblicitari e immaginario collettivo è il titolo della mostra visitabile fino al 16 novembre alla Biblioteca della Regione. Sul tema della pubblicità viene anche svolto un ciclo di conferenze il mercoledì pomeriggio. Prossimi appuntamenti 31 ottobre, 7 novembre e 14 novembre. Non si fa gol solo sul campo, come districarsi fra circolari, norme, regolamenti, statuti, decisioni, codici in ambito calcistico internazionale e nazionale. È il titolo del libro di Desiree Gasperi per l'edizione del Faro, presentato il 22 ottobre a Palazzo Lascaris. Dopo il saluto del vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido, l'autrice, che svolge la professione di avvocato tra Pinerolo e Milano, ha spiegato di aver riunito in un unico testo, primo caso in Italia, tutte le norme che disciplinano l'attività calcistica nazionale e internazionale, arricchendo la trattazione con paragrafi di approfondimento e case histories.